Ciao, finalmente qua in Friuli è arrivato un weekend bello caldo e senza pioggia, per cui ho scelto di salire un pochino di quota per farvi scoprire una novità che c'è qui in regione, ovvero il Parco delle Sculture di Clout, che è stato inaugurato il 31 maggio e che rappresenta l'unione perfetta tra arte, natura e divertimento. Si tratta di un giro ad anello attorno al borgo, poi ci sono anche appunto dei tratti come quello che sto percorrendo ora, che sono su sentiero, ma anche dei tratti su asfalto. Sono circa 30 km e vi farà scoprire le creazioni di 10 artisti. Potete iniziarlo in qualsiasi punto. A fine video, ovviamente, vedrete come al solito il videino riassuntivo di Relive, mentre qua sotto in descrizione vi lascio il link della traccia GPS sul sito di Komoot, in modo che possiate seguirla e avete anche un vedete anche appunto da dove inizia, in modo tale che possiate parcheggiare tranquillamente la macchina. Io peraltro ho trovato parcheggio all'ombra. Le installazioni sono realizzate con vari materiali come fieno, tessuto, legno e metallo, per cui in generale non possiamo parlare di esattamente land art proprio pura, perché dovrebbe questa pratica dovrebbe utilizzare soltanto materiali naturali. Gli animali, come sono stati scelti? Sono stati scelti tra quelli che frequentano il Parco delle Dolomiti Friulane. Io intanto sono arrivata ad un'opera che vedete qui dietro e vi aggiungo anche che il Parco delle Sculture è fruibile anche con un'app che si chiama Clap. La grafica richiama la pixel art e i videogiochi arcade. C'è la mappa, per cui potete comunque vedere dove ci sono le varie installazioni, e inquadrando i QR code si possono leggere informazioni sull'artista e sull'opera, oppure imparare curiosità sulla natura chattando con l'animale stesso. All'app peraltro è anche associato un piccolo gioco interattivo adatto sia a bambini che a adulti. Peraltro appunto il sentiero, come vi dicevo, è molto molto breve, sì, appunto 3 km, dislivello praticamente irrisorio e facile, molto molto facile e tranquillo. Potete prendervela con calma ed è veramente per tutti. Allora, prima di farvi vedere il videino di Relive, vi do due o tre informazioni di servizio a riguardo. Numero uno, ad una certa il GPS mi ha un attimino sballato, per cui sulla parte di Relive taglia un pezzo di percorso, si capisce comunque quello che ho seguito, il sentiero che ho seguito. Numero due, il cervo volante rispetto a quella, alla posizione segnata sulla mappa dell'app è un pochino più avanti, per cui anche lì su Relive vedete che sono tornata indietro alla ricerca del cervo volante che pensavo fosse un pochino più nascosto, in realtà non è così. Numero 3, vedete verso la fine, per cercare l'ultimo animale che sono le farfalle, ho fatto un po' avanti e indietro perché c'erano due pezzi di sentiero chiusi, per cui ho fatto un bel pezzo di paese su asfalto, comunque molto bello il paese, molto scenografico, con degli angolini proprio molto molto carini. E appunto sono tornata verso il parcheggio dove ho parcheggiato e semplicemente ho fatto il giro, sono tornata indietro sostanzialmente verso appunto dove ci sono le farfalle. Adesso vi faccio partire il videino di Relive e vi saluto. Vi ricordo appunto di lasciare un like e un commento se vi ho fatto scoprire un posto nuovo. Per sostenere in maniera più diretta il canale puoi abbonarti a meno di un caffè al mese, ottenendo anche dei vantaggi come l'accesso anticipato ai video, oppure puoi fare semplicemente una donazione a piacimento con il tasto grazie qua sotto. In ogni caso ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai già fatto, attivando anche la campanella per non perderti nuovi video. Per seguirmi in diretta nelle mie avventure ti invito a seguirmi con i link qua sotto in descrizione sui miei social. Sempre in descrizione trovi appunto, come dicevo all'inizio, anche il link alla traccia GPS sull'app / sito di Komoot. Detto questo, io vi saluto e vi dico come al solito, have a nice life!